Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su Dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind, you search for tech we find. Buongiorno a tutti, bentornati in diretta, nuova puntata dei Cagliari in Ritiro, la rubrica Caro Matteo Cardia che come tutti oramai sanno si occupa di raccontare ai tifosi del Cagliari quello che sta succedendo qui tra le mura eh, di Asseminello centro sportivo dove i Rosso di Fadoranieri stanno effettuando la eh, preparazione pre la prima parte della preparazione pre-campionato in vista poi del ritiro in, in altura eh, in in Val d'Aosta una settimana eh, iniziata eh, di fatto di fatto ieri con un allenamento eh, principalmente atletico e, e oggi eh, sarà una sorta di bis visto che i giocatori Effettueranno un po' di riscaldamento, un po' di attivazione in campo perché il riscaldamento in realtà basterebbe solamente uscire eh, dalla, dalla, dalla porta delle proprie stanze qui a Seminello per, per essere riscaldati un po' come noi che eh, siamo qua. Esatto, c'è un po' di diretta in questo caso: 43 gradi qui all'esterno della Clubhouse di Assemini. Ci eravamo preoccupati di cercare. L'ombra l'ombra non c'era bisogno perché l'ombra non ci inde, come si suol dire, da nessuna, da nessuna parte, eh, però caldo c'è in abbondanza. Ovunque ci, ci possiamo spostare. Quindi, alla fine siamo qui per raccontarvi quello che è stato il primo le prime dichiarazioni. Prima conferenza stampa eh, da portiere del Cagliari per eh, giocatore, anzi, in realtà, del Cagliari per Simone Scuffet, vediamo eh, anche le, le, nostre, le nostre immagini, caro, caro Matteo. Scufetta è arrivato nei giorni scorsi dalla, dal Cluj, dalla, dalla Romania, eh, per rinforzare la batteria, la batteria dei portieri. Eh, oggi presentazione ufficiale, dopo, ehm, appunto, dopo le, le conferenze stampa di Nero Bonato prima e poi di Claudio Ranieri, terza conferenza stampa per, per un giocatore del Cagliari, per un eh, componente del Cagliari. La conferenza comunque, al di là di tutto, non banale perché Scuffetta ha trattato diversi temi interessanti. Sì, diversi temi interessanti. Focus iniziale, diciamo così, su quello che è anche lo, lo Scuffet pensiero in un, in, una, in un certo senso perché il giocatore ha più volte detto eh, di, essere, di essersi sentito pronto per accettare questa sfida. Che fosse arrivato il momento di, di tornare in Serie A in un campionato che ha definito eh, difficile, eh, però eh, a fronte anche dei miglioramenti che eh, si è sentito. Di di eh, aver trovato negli ultimi, soprattutto negli ultimi due anni, la continuità che è stata uno degli aspetti più importanti delle ultime due stagioni passate tra eh, Cipro e, e Romania, dal portiere scuola eh, udinese, insomma. Tutti i punti per tornare in una Serie A e tornare a Cagliari, in cui Scuffetta ha subito eh, fatto capire di aver compreso come il senso di appartenenza sia uno dei punti eh, focali e su cui, eh, appunto, la, la squadra dovrà eh, comunque basarsi per riuscire a centrare quel, quell'obiettivo che anche lui ha detto sarà molto difficile da raggiungere, ovvero eh, la salvezza in un campionato di Serie A sempre eh, molto, molto competitivo. Esatto, il livello della serie A è uno dei temi eh, che è stato affrontato durante, durante questa conferenza stampa. Lo Scuffet che torna in serie A dopo tre anni, dopo l'esperienza eh, a Cipro eh, con la maglia della Poel, della Poel Nicosia, eh, eh, e poi eh, l'esperienza in, in Romania con, con il Cluj eh, abbiamo parlato anche di estero: l'importanza eh, dell'esperienza estera per, per, per Scuffet anche in un periodo, la domanda l'ho fatta io, insomma, eh, per una, un periodo in cui l'estero in questo momento soprattutto vuol dire Arabia Saudita, quindi grandi contratti, quindi anche mh, una scelta di vita forse importante, scusate l'ha fatta prima, andando a scegliere magari campionati non di primo piano, però, però comunque ha fatto l'Europa e, e ha imparato tanto. Campionati e squadre di primo piano in cui lo stesso Scuffetta ha detto... C'era bisogno comunque sia di adattarsi a una certa pressione, perché sia la Poel Nicosia che, ehm, che il Cluj insomma, rappresentano comunque un bacino importante di tifosi: due squadre che nei rispettivi paesi sono eh, tra, tra le principali, sono le più importanti. Quindi, ha parlato anche di eh, un modo diverso di adattarsi a quella pressione che magari precedentemente eh, era stata avvertita in maniera differente perché basata più su, su magari dei paragoni con, con il passato, più che sulle vere e proprie prestazioni del portiere e quindi ha trovato in queste due esperienze il modo di eh, rifarsi uh, un po' sia a livello uh, umano prima e poi come, come calciatore perché lo stesso scuffetto ha detto che insomma è stata una grande opportunità quella di, quella di andare all'estero capire anche cosa c'è fuori lontano uh, dai, dai propri confini in modo tale poi da tornare insomma più forti e pronti uh, per le nuove sfide nel, nel proprio campionato insomma uno scuffetti che ha detto: mi è stato detto dall'inizio eh, il fatto di essere in qualche modo appunto dall'inizio della stagione subalterno a, a Radunovic, ma ci è sembrato anche abbastanza determinato a eh, lavorare per il bene della squadra. Così, ha detto ha detto il portiere ex, ex Udinese. Che ha parlato anche di Ranieri, eh, della, della cavalcata dei ragazzi di Ranieri eh, nel, nella, in Serie B. Ha detto: Speriamo che l'entusiasmo di questa, di questa cavalcata resti, ci aiuti, cioè, aiuti anche eh, a raggiungere l'obiettivo, che è la salvezza, ovviamente, eh, per, per, questa, per questa stagione. Uno scuffet che effettivamente, insomma, poi ha, ehm, ha detto: Non voglio proprio pensare al passato a tutto quello che poteva essere e che non è stato, sono concentrato sul presente e soprattutto il futuro, un presente e un futuro che in questo caso si chiamano, si chiamano Cagliari. Nel frattempo Periro cerca di eh, uscire e eh, abbattere probabilmente il, il cancello di di Minello, ma chiusura con non gloria della, 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 sua, della sua esperienza. Esperienza Cagliaritta, al di là delle battute, eh, caro, caro Matteo, insomma, scuffetto che. È appunto è il primo giocatore presentato dal Cagliari in questo, in questo precampionato non è stata fatta conferenza per, eh, per, eh, per Sulemana e neanche per Jankto, per vedremo se nei prossimi giorni magari anche in ritiro eh, ci sarà la possibilità di, di poter fare due chiacchiere con, con, gli ultimi, con gli ultimi arrivati che in ordine di tempo però sono eh, passiamoci, buttiamo già sul mercato ragazzi eh, sono Oristanio e soprattutto a Ugello, gli ultimi due rinforzi arrivati ieri sera, ci hanno fatto un bello scherzetto, ma eh, insomma, sono arrivati ieri sera da Roma, I due, i due giocatori che ancora ovviamente non sono ufficialmente giocatori del Cagliari, ma eh, c'è finalmente ottimismo e in, questa, in questa direzione, dovrebbero arrivare esattamente stasera, come eh, leggiamo anche da questo, da questo commento, tendenzialmente dovrebbero arrivare entro le 18, in maniera tale poi da permettere ai due di allenarsi eh, con, con il gruppo di, di Claudio, di Radio Ranieri, anche se ricordiamo, stasera non sarà un allenamento aperto alla stampa, quindi non vi potremo mostrare le prime immagini di Oristanio e Augello. Per quello domani si svilupperà in palestra il lavoro del, del Cagliari, insomma, anche oggi quindi parte più fisica che, eh, insomma, discorso di, di palla come avevamo visto nella prima settimana. Assolutamente, assolutamente sì. E quindi appunto Augello e Oristanio che vanno a rinforzare. Eh, la squadra, la squadra di, di Ranieri anche in vista del, degli ultimi giorni di, di questo pre ritiro, anzi di questa prima parte di ritiro, in realtà, in, in Sardegna, che si chiuderà, ricordiamolo, venerdì sera, ore 20, olbia Cagliari, la trasmissione della la gara verrà anche da, da noi, possiamo già iniziare a dirlo un po' come, come l'anno scorso, ma ci saranno poi nei prossimi, nelle prossime ore, nei prossimi giorni degli, degli aggiornamenti su questo e l'amichevole la, appunto del Trofeo Sardegna, settima edizione, va a chiudere eh, il, le due settimane di lavoro in, in Sardegna in attesa poi di andare, eh, a, um, appunto, di andare in, in Val d'Aosta al ritiro eh, che si terrà dal eh, 24 al 24 luglio al, al, 4, al 4 agosto e ovviamente vi racconteremo io e Roberto Pinna che saremo in loco, ma poi con tutto il contributo anche della squadra che resta ovviamente in, in Sardegna a partire dal signore pettinato col ciuffo oggi era di laurea, quindi giustamente oggi si è pettinato anche per, per voi e per le sue tante fan. Fabio ci chiede ragazzi, temperatura ok. Benissimo, si sta divinamente caro, caro Fabio: soltanto 43 gradi. Per fortuna sta spirando un leggero vento, che quantomeno ci tiene lontano Zanzare e Mosche. Che, eh, è, già, che è, già, è, già è già un obiettivo. Nelle ultimi giorni abbiamo sperimentato un po' di tutto. E alla fauna, qua comunque la seminario esiste e, esatto, e si fa sentire. Esatto, assolutamente sì. Per cui, insomma, almeno male che c'è qualche refolo di vento mh, da, quel, da quel punto di vista. Abbiamo detto di Augello di Oristano, che quindi, eh, a breve, insomma, oggi. Verosimilmente oggi verranno ufficializzati come nuovi acquisti del, del Cagliari, ha salutato Barreca e hanno salutato, ha salutato anche Ciocci, eh, andati rispettivamente alla Samp e eh, al, al Pescara. Sulle altre uscite ancora è tutto, è tutto fermo, eh, si aspetta forse anche un po' di, di, di capire eventuali, eh, eventuali occasioni. Per quanto riguarda il mercato in entrata, io credo che in questo momento il prossimo obiettivo sarà il difensore centrale, forse ancora più che l'attaccante nome principale, lo ha ribadito stamattina anche Matteo Zizzola, quello di eh, Palomino, José Luis si chiama. Sì, giusto, José Luis Palomino, centrale argentino dell'Atalanta, in uscita eh, dal, dal, dall'Atalanta, è lui il profilo che piace di più eh, a, a, Claudio, a Claudio Ranieri. Eh, C'è stato anche negli ultimi, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, un interessamento, una, un tentativo andato... Non a buon fine, ovviamente, è con il Napoli. Per Juan Jesus, ve l'ho raccontato ieri sera, Matteo Zizzola era il giocatore, un altro di quei giocatori, come eh, tipologia, no? eh, che poteva essere davvero, poteva fare davvero al caso del, al caso del Cagliari, ma l'assalto è andato assolutamente, anzi neanche. L'assalto, la richiesta di informazioni per essere, per essere più precisi è andata, non è andata a buon fine con il giocatore confermato dal Napoli, anche perché il Napoli sta cedendo il coreano Kim non ha ancora scelto il, il suo successore e quindi un giocatore come Juan Jesus eh, deve, deve esatto, restare, in questo, almeno in questo momento, eh, in, in rosa al Napoli. Ma ora se ci chiedo Ristani esattamente in che, ruolo, in che ruolo gioca lui è un trequartista, di fatto Mancino che verrà Utilizzato eh, da, 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 da Ranieri o come trequartista, appunto, pure come esterno, sia piede invertito a destra che, che a sinistra, un po' alla a, insomma, come si è visto eh, in, in, questa, in questa stagione, magari con Luvumbo eh, e, e, e altri giocatori. Di fatto, lui è un trequartista, però Ranieri lo vorrebbe eh, provare anche come alternativa sulla. Sulla fascia e um, ovviamente di Palomino, che in questo momento è in vantaggio su Ferrari, su Gianmarco Ferrari del, del Sassuolo, come, come centrale di esperienza eh, nei desiderata di Claudio, di Claudio Ranieri. Vedremo se ci sarà un'accelerata nei prossimi giorni, chissà così, magari anche da poterlo avere, ehm, uh, chissà magari in, in Val d'Aosta, no? Anche da quel. Quella anche per, per quella. qualcosa che farebbe contento Ranieri, insomma, l'abbiamo detto anche ieri, però le parole in conferenza stampa del, del tecnico del Cagliari sono state abbastanza chiare. Prima arrivano, insomma, eh, meglio è il messaggio detto in altre parole, comunque era questo ed è stato abbastanza chiaro assolutamente si sì. va anche detto che poi una volta che il Cagliari sarà sul continente come si suol dire sarà anche più facile far arrivare i giocatori, i giocatori in, in ritiro e eh, panchino titolare no parte teoricamente in panchina il titolare a sinistra è Jacoby Ancto qualora ovviamente l'ex Samp Getafe eh, ritrovi una condizione ideale sia dal punto di vista fisico che eh, che è mentale e psicologico, però l'obiettivo di Clodorani è proprio quello di riportare al 100% uno dei suoi pupilli ai tempi, ai tempi della, della Samp. Matte andiamo veloci perché effettivamente insomma il caldo non ci assiste, non assiste a noi, non assiste neanche l'attrezzatura, soprattutto. Esatto. Per cui, un discorso anche, da quel, eh, anche a livello tecnico. Acceleriamo rapidamente. Felice dice: Esposito dell'Inter, cioè Sebastiano, eh, l'attaccante, eh, può essere un obiettivo. Era uno dei nomi che era uscito all'inizio del mercato. Non sembra essere in questo momento uno degli obiettivi principali del, del Cagliari. Ma come dicevamo prima, il mercato è ancora molto lungo. Io credo che Esposito possa anche poi diventare. Un'occasione delle ultime settimane di mercato, eh, qualora chiaramente non arrivi un club che decida e convinca soprattutto l'Inter a puntarci dal, dall'inizio, dall'inizio. ci svincolato, ci chiede Fabrizio. Qua parliamo di fantamercato eh, in questo momento, assoluto, assolutamente, eh, anche perché non è ancora svincolato, quindi eh, ma in ogni caso, insomma, qualora anche dovesse arrivare, ma insomma, parliamo di ingaggi un bel po'. Mh, off limits per quanto riguarda, per quanto riguarda il, il Cagliari, soprattutto il mercato che sta facendo fino a questo momento il Cagliari. Eh... I tempi sono cambiati, è stato chiaro anche Bonato in questo senso nella, nella sua conferenza stampa. Sono stati abbastanza chiara, chiari, scusate, tutti e due gli uomini, diciamo, principali che si muovono in ambito mercato in questo momento, chi dà le direttive e chi poi... Eh, insomma, si, gioca, si gioca alle carte, ovvero Ranieri e Bonato sono stati eh, più limpidi anche rispetto, rispetto al solito, niente maschere, insomma si è andati dritti al punto eh, perché chi, chi deve arrivare deve arrivare con motivazione, ma dall'altra parte c'è bisogno anche di sostenibilità economica, che è un tema che torna e tornerà molto spesso anche nei prossimi, nelle prossime sessioni di mercato, vista in, la, la situazione economica non solo del Cagliari ma in generale proprio. Ecco, l'ultimo tema di questa breve diretta, insomma, diretta un po' più short di oggi, appunto per evitare quello che... Cardia sta faticando con la salivazione. È vero, questo è vero, vai un po' a, ad abbeverarti, vai, vai a prendere un po' d'acqua. No, non ti voglio sulla coscienza. Eh, ci, ci mancherebbe. Salutiamo il nostro Matteo Zizzolo, ovviamente che ci segue sempre con amore. Non vediamo l'ora di riaverlo in, in diretta, magari già dalla, dal ritiro della, della Val d'Aosta. offerte per Periodo al momento, caro Francesco, non ce ne sono. Non, 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 quantomeno, non ne, siamo, non ne siamo a conoscenza dicevamo chiudiamo questa, questa diretta sprint con un altro tema che è quello dello stadio del nuovo stadio l'unipol Gigi riva come verrà chiamato qualora finalmente questi lavori i lavori eh, riusciranno a partire perché l'altro giorno ne ha parlato rapidamente claudio ranieri a, 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 rispondendo alla mia alla mia domanda ha detto io ho fatto l'ho fatto il sant'elia ho fatto eh, a Salernare la barra Unipol Domus. Mi piacerebbe fare anche il Gigi Riva, eh, l'Unipol Gigi Riva, allenare anche all'Unipol Gigi Riva, vedremo. Sul tema, per oggi, è intervenuto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è a Cagliari, in Sardegna. Eh, ieri e oggi eh, per eh, insomma diversi, diversi appuntamenti oggi dal consiglio regionale eh, ha detto questo ha risposto questo sulla eh, possibilità del, del nuovo del nuovo stadio di cagliari andiamo a vedere il video grazie anche ovviamente ai colleghi di uTG che hanno realizzato questa, questa intervista eh, sto già lavorando per mediare fra comune e regione perché per me servono stadi nuovi in tutta Italia. La, 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 la farsa di Milano dove se ne parla da, 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 da anni senza aver concluso assolutamente nulla, piuttosto che Roma, Firenze, eh, Cagliari è una squadra eccezionale, merita uno stadio nuovo, moderno e io penso che l'accordo fra comune e regione e proprietà si possa sicuramente trovare senza nuove enormi superfici commerciali per non danneggiare il, il commercio cagliaritano che è già un'enorme concorrenza però eh, conto di incontrare anche il Presidente perché la soluzione secondo me è a portata di mano. Grazie. Grazie, Ecco, insomma, queste le immagini appunto raccolte dalla, eh, dai colleghi di, di UTG, un Salvini che ha dovuto cercare in qualche modo, caro Matteo, di fare, diciamo, un po' il pompiere, vista la situazione abbastanza rovente sul discorso comune-regione per quanto riguarda il, il, tema, il tema stadio, ha detto anche eh, no, ovviamente. Questo era un tema già eh, ampiamente dibattuto, ormai assodato a nuovi spazi commerciali per quanto riguarda lo stadio per non danneggiare il commercio, il commercio cagliaritano. E quindi insomma vedremo. Medierò, cercherò di mediare tra Comune e Regione, sentirò anche il Presidente, credo che parli di Giulini a quel punto. Non so se il Presidente Solinas, visto che si sono visti abbondantemente in questi, in questi giorni, vedremo, vedremo perché insomma il, il tema del, del nuovo stadio è un'altra di quelle cose che. Le tematiche di quegli argomenti eh, che sono all'ordine del giorno da anni, qui su Cagliari, anche per quanto riguarda proprio il, il discorso del Consiglio Comunale, no? Lo sappiamo, è uno degli ordini dei, dei punti all'ordine del giorno da giorni, da settimane. In realtà non si riesce a discutere né di questo né della cittadinanza onoraria a Claudio, a Claudio Ranieri, ma insomma questo è un po' il, eh, il, il discorso e eh, vedremo. Le distanze esistono, esistono ancora, al di là dell'inizio della conferenza dei servizi iniziata appunto lo scorso 3 luglio che ha riunito tutte le parti eh, in gioco dove ci sono state anche nuove richieste che però il Cagliari si è detto pronto insomma eh, a, ad andare incontro a, a queste richieste fatte da, da alcune istituzioni che, sono, che si sono presentate al tavolo, dall'altra però la situazione tra tavo il tavolo tecnico diciamo, composto dai tecnici del comune di Cagliari e dai tecnici della regione, per il momento è in stallo a causa di eh, alcune pedine insomma, mancanti da parte eh, della regione in questo momento che ha delle problematiche sulle nomine eh, dei direttori generali e quindi questo comporta anche uno stallo da, da quel punto di vista in quei tavoli che potrebbero far avanzare nettamente ancora di più eh, l'iter per lo stadio. Quindi insomma abbiamo aggiunto anche la voce del ministro a questo, a questo tema. Matteo, torniamo a casa prima che esplodano fotocamera e computer, eh, perché veramente è insostenibile questo, questo caldo. Però volevamo ringraziare ovviamente chi, tutti coloro che ci, hanno, che ci hanno seguito anche a quest'ora e che ci seguiranno poi magari in, in replica, perché oggi non ci sarà, come ricordavamo prima. Eh, allenamento di sera o meglio ci sarà ma non ha aperto la stampa quindi non ci sarà neanche la nostra la nostra diretta che invece tornerà domani sera alle 19 19.30 ehm, al, uh, al termine del, del consueto allenamento pomeridiano quindi grazie a tutti coloro che ci hanno seguito grazie a te grazie a te Francesca e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito abbiamo visto sì, di esserti pettinato oggi per le tue numerose fans ci vediamo ci vediamo domani quindi con la nuova puntata del Cagliari in ritiro possiamo andare alla sigla che dici Prima che esploda tutto, a dopo sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrochimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind, You Search for Tech, We Find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com.